Eccoci qui, ci troviamo all'ottava edizione del Sette Colli organizzato dal bravissimo Fabrizio Pacifici. Ciao. Ciao, complimenti, sempre presente, ovunque. Onnipresente e la bravissima e bellissima, rinnovo sempre i, come posso dire, i complimenti, poi mi emozioni quando la guardo. Carino, grazie, molto gentile, grazie, grazie, grazie. Ecco qui, perciò dalla fatidica Befana ci siamo trovati in tempo reale, subito. No, no, non mi permetterei mai. Dicevo, dalla Befana che tu hai condotto. Ok, perfetto, bravo, giusto? Perfetto. Ottima conduzione. Dalla Befana ci troviamo direttamente al premio Sette Colli. Come sta andando? Beh, mi sembra troppo bene, troppe persone. Io ringrazio veramente tutti quelli che sono intervenuti, i premiati, gli imbucati, i paganti e non paganti. Ecco, perciò possiamo trovare tutto quanto, sta andando tutto quanto per il meglio, ormai casca di tutto, sentiamo l'audio ovviamente solo sette, noi l'abbiamo sentito, è di buon auspicio, diciamo. Beh, speriamo, mancano poche ore al derby, quindi speriamo che anche questa edizione porti fortuna alla squadra giallorossa. Ecco, ricordiamo, abbiamo visto molti ospiti e anche molte sorprese oggi. Tantissimi ospiti, un po' la storia della Roma, i ragazzi che hanno vinto lo scudetto nell'83, Roberto Bruzzo, Paolo Alberto Faccini, il professore Ernesto Alicicco e poi ancora Antonio Di Carlo, ma tanti personaggi, abbiamo Demetra Hampton, Caspar Capparone, Antonio Giuliani e tanti ospiti che sono venuti e io non sapevo. E questa è una bellissima sorpresa, perché dove sta Fabrizio? Lui ha citato, vabbè, un evento, cioè praticamente... 1983-84, quella stagione, io andavo allo stadio, ero piccola, però andavo e mi ricordo una rovesciata di Pruzzo che alla Juve non è piaciuta tantissimo, io mi ricordo, lo ricordo benissimo, glielo dirò stasera Roberto. Grande bomber, dopo glielo diremo insieme, allora dobbiamo essere presenti allora. Ovvio, siamo quasi, tra un po' si inizia, quindi tu sarai presente come sempre, ma quanti siete? Siamo tanti, tanti, sono sempre io però... Sembriamo tanti, tanti uguali. Ecco, vogliamo dare un messaggio per questo derby in arrivo a breve di Fair Play. Ricordiamo, lei è tifosissima della Roma. No, purtroppo no, però... Non è della Roma? Lo diventerà? Non è della Roma, però è del Napoli e la sera, domenica sera, ci sarà Napoli-Juve con un'altra partita importante per i colori giallorossi. Ecco, questo è importante, forza Napoli. Napoli, e quindi è come tifare Roma per quanto riguarda questa domenica, no? Perfetto, allora tiferemo la Roma e Napoli poi dopo, che la Roma ha vinto. Avrà vinto, esatto. Non lo volevo dire, l'ha detto lei, però... Vabbè, ma non bisogna essere scaramantici, tanto voglio dire, va come deve andare. Esatto, poi dopo quando rivedremo questo video sapremo... Mannaggia! Sapremo quel che succede, ecco. Perfetto, allora per il momento è tutto, facciamo un saluto veloce. No, è buon anno 2015 e che questa stagione porti lo scudetto. E sicuramente lo porterà. A me piacerebbe, è brutto magari da dire per gli altri, però mi piacerebbe, vediamo se riusciamo a portare fortuna. Ecco, perciò... Perché poi faremo il Sette Colli Tricolore. Sette Colli Tricolore, scoop, news, perciò annotate... Sette Colli Tricolore, anteprima, e sicuramente vediamo che succede. Comunque facciamo i complimenti ai giocatori sia della Roma che della Lazio, ovviamente ricordiamo che c'è sempre anche un premiato della Lazio, ovviamente, perché lo sport deve essere per tutti quanti, non ha colori. E facciamo aggiungere qualcosa a Emanuela. Sì, assolutamente, noi premiamo Demetra Hampton, quindi insomma lei è tifosissima della Lazio, ci sono anche tifosi della Lazio, ci sono dei miei amici che sono, lo dico, però no, va bene. È giusto, ma è giusto che sia così, le famiglie devono andare sì, allo stadio. Ma io penso che all'interno dello stadio una parola in più, insomma un aggettivo anche un po' forte ci può stare, perché fa parte del gioco, altrimenti saremmo ipocriti a dire che non abbiamo mai pensato delle cose brutte verso i giocatori dell'altra squadra. Però poi insomma dopo sì, usciamo tutti e torniamo normali, insomma, credo, no? Abbastanza. Sì, sì, e dobbiamo, ce la dobbiamo mettere. Ok, allora io ti ringrazio Fabrizio e grazie a te. Ti faccio sempre i complimenti e anche grazie a te Emanuela. Sempre, grazie. Ciao. Grazie.